Bella ragazzi, benvenuti come vedete in questo nuovo video, siamo su Clash Royale. Allora, vi dico subito, ho voluto portarvi questo Clash Royale solamente perché voglio farvi vedere una nuova tipologia di giocatori su Clash Royale, ovvero gli infami e quelli comunque che giocano da stronzi, che ce ne sono un milione. E, io vi porterò, anzi, tanto vi porto questo primo video, poi non so se ve ne porterò altri in futuro, ma questa... Secondo me questa tipologia non l'ha mai portata nessuno su Clash Royale. E poi già che ci siamo, abbiamo il baule della corona a 7, quasi quasi. Vi voglio far vedere il mio deck, anche se premetto che questo deck l'ho cambiato in questo momento. Perché? Perché prima del video, anzi stavo registrando sempre questo video, ma non mi piaceva il deck, ho fatto un paio di partite, non mi è piaciuto, quindi ho deciso di cambiarlo, ma anche così non va affatto bene, pesa tantissimo, quindi adesso cambiamo. Che deck c'ho qua? Okay. Facciamo il deck che usavo io, anzi che uso io con l'altro account, perché questo è il mio account secondario. Mi manca questa, ragazzi, io adoro la torre infernale, poi so che mi manca un'altra carta ma non so bene quale, perché mi voglio tenere il draghetto, so che non serve a niente, però mi tengo il draghetto. Proviamo questo deck, costa 4.1, porca puttana, costa tantissimo. Vabbè raga, proviamo, vediamo. Allora, Leo il re è italiano. Ok, quindi se perdo qui ci faccio doppiamente la figura di merda. È un livello 7, quindi è più forte di me. Me l'ha gelata? Ma che è, ragazzi. Comunque è morto il principe. Ok, loro sono morti. Devo vedere cosa usa lui. Aspettiamo un attimo il visir. Lui però ha già usato due carte, anch'io, ma le sue sono state più pesanti, nel senso ha usato la gelo e il... Ok. Cosa fai, zio? Vieni qui, vieni. Vieni, vieni. Mi farai magari qualche danno qua, anche più di qualche. Però... C'ha lo specchio lui. Fantastico, ragazzi. Lo specchio che io qui non ho, anche qua nell'altro account, sì, ma... Non lo prendi. Bisogna saperlo usare, la torre infernale, zio. E ce l'ha a livello 5, chiaramente. Cioè, cosa ve lo dico a fare, ragazzi? Comunque questo sembra giocare abbastanza regolare, eh. Pecca di là, viene focussato dalla torre. Sì, va bene così. E il mio draghetto, vabbè, perfetto. Ma cosa è perfetto? Però vai, vai, zio. Ha messo Log Rider, ragazzi, ha messo Log Rider per non farsi... Non subir danno, ha subito lo stesso, ma io ho subito molto più di lui. Devo ammettere che purtroppo io sto giocando male. Che palle, che palle. Adesso tanto usa. Che grazie. Ah, simpatico, cavolo, è simpaticissimo. Vabbè, stavolta cosa fai? Me ne hai fermato uno, me ne hai fermato. Però mi sta facendo dei danni allucinanti, ragazzi. Perché gli altri hanno lo specchio e io no? Perché gli altri hanno lo specchio e io no? Spiegamelo. E perché adesso gli butto giù la torre? Non esagerare, zio. Ti ho detto non esagerare. No, Fukusa... No, vabbè. Vabbè, fa niente. Sì, sì, me la butta giù pure lui, eh. Uno. E due, non sono sicuro, eh. Bastava una hit. Ma vabbè, raga. Non ci lamentiamo. Non siamo messi così male. No, insomma. Mi ha fermato perfetto. Cosa ha messo lì? La torre infernale. Secondo me quello è un grandissimo errore. Bravo, bravo. Sta giocando malissimo. Il re, tu sei il re, fratello. Cioè, vinco io con sto mazzo, tu sei il re. Vai a cagare, zio. Se vinco io con sto mazzo, te sei un povero pirla. Ho capito. Adesso usa di nuovo il coso. No, pensavo usasse di nuovo lo specchio, ma non l'ho usato. Vabbè, se avessimo avuto un pelino più di tempo gli avremmo buttato giù anche la seconda torre. Come vedete abbiamo avuto abbastanza fortuna. Ancora una corona e possiamo aprire il baule della corona. Si va. Non facciamo modifiche, abbiamo un deck tipo costosissimo, però fa niente.
super leader o a tutte persone che comunque si credono, sono molto umili, sono molto umili. Prima Leo il re, adesso super leader. Vabbè, Mona, vai. Che cazzo fai? Però ce l'hanno tutti quella carta, eh. Adesso vabbè, il mago. A livello 2. È abbastanza deboluccio al 2, eh. Non capisco perché ha voluto mettere il mago al 2. Cioè, è forte, a meno che non abbia tipo il gigante che poi ci butta dietro il mago. Ok. Non sembra troppo difficile lui. Oh, raga. Sto dicendo, ho visto tre carte, adesso vediamo quando cala le altre, ma è turco lui. Lui si mangia il kebab. Ah, perché sta mangiando il kebab in questo momento. Io butto la torre infernale. Potevo evitare, potevo sicuramente evitarlo. Però voglio fare una cosa. Lui non sta calando niente. Io butto il mini P.E.K.K.A. più indietro per dar tempo a lui a pensare cosa buttare. Quando il mini P.E.K.K.A. giunge lì, vabbè, la strega va benissimo. Siamo così. Ok, ho fatto dei danni. Regà, scusate se non parlo molto, ma mi devo concentrare. Vai, 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 principe! Una hit! Sei un finocchio. Cioè, senza offesa, ma nel senso, sei una merda. È quella la. Sono messo male, sono messo male, sono messo male, 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 male. È stato bravo. È stato molto, molto bravo perché ha visto quando la mia torre infernale stava cadendo. E su questo devo dargliene alto. Showtime. Il mago. Ma il draghetto subisce un botto dal mago, eh. Però mamma mia, non puoi lasciare il mini pecca così, zio. Cazzo piangi, sei tu che sei un coglione, scusa, eh. Non puoi lasciare il mini pecca così. Cioè non ha senso. No, no, vabbè. Io ti secco e così il mio principe. Vai, vedete? Cosa avevo detto? Che c'aveva il gigante? Per l'appunto. Non è forse un problemone. Quello potrebbe esserlo già di più. Ma fa niente, no, fa niente un cavolo. Mi fa dannissimo. Però io ho ancora i barbari, due barbari. Però c'ho il mini pecca che lui non si è accorto del mio mini pecca. Perché? Avete visto, ragazzi? Io l'ho fatto partire dal di qua il mio drago. Perché è partito dal fondo? Su, va, fangi. Scusate? No, 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 non ho visto. Come si chiama? Pepepe, porca puttana, meno male che è a livello 1 ed è abbastanza scarso. Brava, torre infernale che focussa il pecca. Va bene, abbiamo vinto, dai. Non credere di fare le. Dai, su, zio. Cioè, vabbè, è tutto, figa, ma cosa pensi di fare? Dai, che abbiamo vinto anche questa. Cioè. Il problema, ragazzi, non è che io ho le truppe magari qui forti, perché come vi ho detto sono deboli, a parte vabbè i barbari al 7, ma per il resto sono deboli, il principe al 2, questa al 4, al 3, cioè non devo, questa addirittura all'1, penserebbe a portarla al 2, però il fatto è che io questo deck, a parte questa che non mi ricordo cosa c'avevo al posto di questa, l'avevo, cioè ce l'ho nell'altro account, quindi so usarlo, ah, posso aprirlo, e quindi è per quello, perché so come utilizzarlo, solo per quello, 4.000 d'oro. Due gemme, 20 barbari, questi non mi dispiacciono affatto. 26 scarichi, sono contento. 5 torri bombardiere. Madonna, raga, non potete capire che combo posso fare adesso col cucciolo di drago. Allora, questo deck lo tengo. Questo deck non lo so. Questo deck non lo so. Butto via due. Allora. Facciamo subito una modifica così proviamo il deck. Ditemi voi se trovate qualcosa al posto della Valchiria, di quelli che ho io. Cioè, non ho né Golem. Adesso vi faccio vedere quelli che mi mancano. Tutte queste, le leggendarie. Non ho neanche il bocciatore, mi piacerebbe un botto. Nell'altro account l'ho dovuto precomprare. Comprare perché era non ho speso i soldi. Perché io non spendo soldi per queste stronzate. Però, allora, moschettiere. Cominciamo. Oh, l'ho montato con voi il mazzo, quindi sapete che è improvvisato al 100%. Vabbè, ci può stare. No, quello no. Quello non ci può stare, porca miseria. Però Lord Disgaea spacca vo volentieri il culo. Showtime. Allora, quello non mi piace, perché me li secca. Il mago è buono, però.
Ho trovato un piccolo errore. No, piccolo, più di piccolo. Pure, vabbè, non è possibile. Vabbè, mi tocca far così. Forse la Valchiria non è male, perché comunque girando. Sì, ma che culo però! Fratella, non so, Max, ma è un maschio. È anche italiano? Carpone? No. Ok, continuiamo con il nostro Mosca. Vai Mosca. Che palle. Sempre uguale devi giocare, oh. Vabbè che è la sua strategia, però. Sai che ti dico? Chi è? Beh, capisci, spiritelli del fuoco. Sì, ma magari se non vengono, se hanno, sono spawnati 3 ore dopo. Mosca. Un pochino di danno. E va, boh. Tiezzi. Oh, abbiamo le carte giuste. Dobbiamo caricarle. Quindi ci vuole un pochettino. Cominciamo. Oh, mamma mia, il draghetto è buono, ma a livello 2, a livello 1 è veramente un dito al culo. Draghetto infernale. Seccali. Perfetto. Il nostro mago dietro. E gli spiritelli del. Il nostro drago è già morto, ma vabbè. Scusa, e i draghetti? Oddio, non ho visto adesso che c'era il mazzo spawn. Adesso ho visto. Mamma mia, oh, che palle! Guarda. Regà, l'ho messo di qua il draghetto, da quest'altra parte. Vabbè, vaffangiro, perdiamo questa partita. Sto giocando di merda, perdiamo per forza. Valchiria. Il mago, che con 2 hit mi secca il drago. Sì, vabbè, non è possibile però così, ragazzi, non è possibile, dai, su. Va bene che io ho improvvisato questo deck, ci sta. Ma ci sta un cavolo. Però. Tanto lui deve fare vabbè, fa la storia, la solita cosa, è la solita solfa. Viene qui con l'Hograider, una hit, viene qui con l'Hograider, una hit. È rimasto 413 di vita la mia torre. Però se riesco adesso ad arrivarci io magari. Figurati, vero? Però moschettiere, porca puttana. Bravo Mosca. Bravo Mosca. Qui lo fa. Avete visto la freccetta, porca puttana? Avete visto dove l'ho fatto partire? Non è possibile. Vai a fare in culo. Anche queste, l'ho fatto partire qua. Vabbè. Questo non so, è un problema forse del coso, di sto coso qui. Ho perso. Sì, l'Hograider di là. Così mi secca anche con le cose, ma non ci posso fare assolutamente niente. Va bene così, no, va bene, si fa per dire. Così, ho perso, non mi preoccupate. Adesso un colpo. Posso dire che lui è stato un coglione. Posso dirlo. Sei un coglione, ma come cazzo fai? 13 di vita aveva la mia torre. Vabbè. Vabbè, abbiamo vinto. Regà, a parte quest'ultimo che secondo me ha fatto una cazzata atroce, il video finisce qui. Se vi è piaciuto, bel pollice in su. Se non vi è piaciuto, pollice in giù. E se volete altri video di Clash Royale, ditemelo sempre alla ricerca degli stronzi. E bella.